Quindi traduce senza. I think we are ready to start. Yes. So Sheila, you can start. Okay. Welcome. Benvenuti a tutti a questo quinto webinar per la campagna Seminare la speranza per il pianeta. E l'argomento, il tema di oggi è quello di coltivare semi di speranza, ascoltare al grido della terra e al grido dei poveri. Abbiamo circa 270 iscritti per questo webinar. Questa mattina lo avremo in inglese, italiano, portoghese, quindi vorrei dare il benvenuto a tutti coloro che sono collegati a questo webinar. Questa campagna Seminare Speranza per il Pianeta è un progetto nel quale ogni sorella la cui congregazione è membro della WISG e le relative connessioni hanno come possibilità di poter fare la differenza nella cura del nostro pianeta. Il Papa Francesco ha sottolineato il legame fondamentale che esiste tra la crisi ambientale e la crisi sociale che stiamo vivendo e che ha chiesto una conversione personale e comunitaria sul piano ecologico. Ci ricorda che tutto è interconnesso. E a questo punto vorrei chiedere a Padre Felix nel suo ufficio di giustizia e pace, JPIC, che con la sottoscritta è il co-segretario esecutivo della Commissione di giustizia e pace della USG e della WISG, è un sacerdote della Congregazione del Sacro Cuore di Cristo e lui ci guiderà nella nostra preghiera questa mattina di apertura e cominciare questa giornata per individuare soluzioni di curare la nostra casa comune. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei avviare la nostra giornata, aprire la nostra giornata con una preghiera. E qui vorrei proporre come preghiera il Salmo numero 8, che ci aiuta a contemplare la bellezza e la magnificenza del nostro Signore Gesù Cristo e Dio che cura la nostra casa comune. In questo Salmo numero 8 abbiamo delle parole al versetto 8. Ci hai dato dominio e la potenza contro i tuoi avversari. Quando arrivate al versetto 8, vi chiedo di pensare alla cura della nostra casa comune, della nostra terra. Adesso vorrei cominciare con la nostra preghiera e alla fine, alla conclusione della preghiera, reciteremo il Gloria. Ma prima ancora vorrei dirvi e ricordarvi che la nostra terra, che poi ci sostenta, ma noi la stiamo danneggiando con un uso e abuso di quelli che sono i doni che ci ha dato il Signore, che ci ha dato Dio, ma noi non stiamo rispettando il diritto della natura perché siamo invece guidati piuttosto dalla nostra brama. Quindi il mondo muore per le conseguenze di un'azione incontrollata dell'uomo, solo allo scopo di soddisfare i nostri bisogni, ma non solo i nostri bisogni, ma la nostra brama. In modo particolare per tutto ciò, i poveri in particolare e i più piccoli, i bambini, sono coloro che sono più a rischio e sono vittime del degrado ambientale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon riunione. Grazie, Padre Felix, per averci adesso messo in un luogo di raccoglimento per poter incamminarci in solidarietà con la nostra casa comune, condividendo le esperienze e riconoscendogli lo sforzo e l'impegno individuale. Ancora una volta vorrei darvi il benvenuto a questa campagna. Io mi chiamo Sheila Kenzie, sono una suora francescana e sono la coordinatrice di questa campagna. Seminare speranza per il pianeta significa incoraggiare tutte le sorelle per avere, cogliere questa occasione per fare una differenza nella cura del pianeta. E come diceva Padre Felix, c'è molto da fare perché noi stiamo invece distruggendo la nostra terra e stiamo cercando di tenere conto sia del grido della terra, ma il grido anche dei poveri, perché entrambi sono interconnessi. E quindi questo nostro webinar di oggi, Crescere Semi di Speranza, ci offre un'opportunità per esplorare insieme l'importanza di fare attenzione a come noi piantiamo e coltiviamo questi semi che portano la speranza, per poter fare la differenza e soprattutto per poter incoraggiare una conversione individuale e comunitaria. Vedete, qui ci sono delle suore trinitarie in contemplazione, qui ci sono le domenicane che stanno aiutando a invece a occuparsi di questo giardino, di queste aiole, e queste sono diverse maniere in cui noi integriamo la nostra risposta per far fronte al grido della terra e dei poveri. Abbiamo creato un sito web, vi invitiamo a visitarlo, lo abbiamo costituito nel mese di febbraio, contiene molti elementi e speriamo che sia utile per voi tutti. E qui vorrei dedicare un po' di tempo per presentarvelo, per spiegarvi esattamente che cosa può offrirvi questo sito web. Innanzitutto l'obiettivo è quello di consentirci di ricondividere le nostre risorse per poterci aggiornare su tutti gli eventuali eventi che si svolgono nei nostri diversi luoghi ed insieme poter anche rispettare quelle che sono le festività. Vedete, questo sito è disponibile in 5 lingue, questa è la versione inglese, poi possiamo cliccare su italiano e quindi automaticamente viene convertito in italiano, lo stesso vale per il portoghese e quindi avremo le 5 lingue. Voi non dovete tradurre la pagina, viene fatto in modo automatico e da professionisti, non è elettronica la traduzione. Qui parliamo degli diversi eventi. Quindi abbiamo quelli più recenti e altri che invece
sono già parte del nostro archivio. Volevo sottolineare questo sull'acqua. Con 17.000 visioni per questo video particolare, in modo particolare da parte della comunità spagnola, 13.000 da parte di, diciamo, degli spagnoli, della comunità spagnola. È un video in 5 lingue, anche questo, e sinceramente lo trovate per tutte quelle che sono le risorse relative alla campagna, ma anche quelle risorse che vengono poi, diciamo, offerte da altri. Prendiamo ad esempio quella spagnola. Possiamo leggere esattamente le stesse risorse anche per il anche in portoghese è lo stesso, quindi si può assolutamente vedere lo stesso nelle 5 lingue. Quindi vi invito a utilizzarlo, tutti stanno contribuendo, stanno offrendo informazioni e spunti. È possibile quindi su questo sito web poter ritrovare tutti gli elementi, gli obiettivi della campagna, notizie e poi anche come contattarci. Ecco, tutto questo è a vostra disposizione. Come è stato già fatto, perché è stato pubblicato nel mese di marzo, è il nuovo notiziario della WISGAN in 6 lingue che contiene un articolo dove viene presentata questa campagna. Uno degli eventi che ha visto coinvolta una delle segretarie della WISG, della Commissione Giustizia e Pace, è REPAM che organizza questo evento insieme a coloro che sono a Roma, ma ci sono persone che magari non vivono a Roma e che vogliono condividere l'esperienza. Si chiama la Tenda dei Martiri. È un luogo speciale che verrà costituito qui a Roma per la preghiera, per la riflessione, per seguire quello che è la situazione nell'Amazzonia, in modo particolare a parte degli indigeni e soprattutto i martiri. E ci sarà appunto Suor Dorothy Stang, forse ci sono delle suore che sono anche collegate. Lei è stata purtroppo uccisa quando era presente, lavorava in Brasile per aiutare i poveri, e la sua causa di canonizzazione come martire e come anche modello di santità è in corso, la causa è in corso. Quali sono gli obiettivi di questo nostro webinar? Innanzitutto per poter essere coinvolti in quelle che sono le esperienze e che hanno in qualche modo offerto risposte sia per i poveri che per la terra. Poi creare collegamenti tra il mondo religioso, delle comunità religiose, e poi cercare di offrire spunti, risposte comuni alla luce della Laudato Si. E questo è esattamente quello che è l'obiettivo di questo nostro webinar di questa mattina. Questi sono gli oratori che andrete a sentire questa mattina. Il primo è la Suor Adele Howard, la seconda Julia Arciniegas e poi la terza persona è invece Thomas Insua. E per ognuno di questi oratori ci sarà una breve introduzione. A seguire, dopo le tre presentazioni, sarà un momento che per voi di poter fare domande o commenti, quindi sarà un momento di un forum aperto, quindi se avete delle domande, ecco, tenetele da parte per questo momento. Suor Adele, una suora che viene dall'Australia, dell'Ordine della Misericordia, quindi scendiamo in un continente a meridione, e è stata coinvolta nello sviluppo e nell'organizzazione dell'Associazione Internazionale di Misericordia sul processo di riflessione, in modo particolare nel suo istituto. Ha seguito sempre il grido della terra, il grido dei poveri, e ha cercato di portare una risposta. Ha un grande interesse nell'attività di ricerca, di comunicare anche una nuova tecnologia su un mondo naturale alla luce della Laudato Si. E questo, tra l'altro, è il tema del suo dottorato. Quindi è un grande piacere avere qui oggi con noi Suor Adele. Prego. Grazie Sheila,
Sono molto contenta di essere qui e anche di sapere che grazie a questi strumenti e tecnologie noi possiamo comunque comunicare attraversando il pianeta. Diciamo, dopo la dichiarazione dell'anno della misericordia del 2016 e l'uscita dell'enciclica Laudato Si sulla cura della nostra casa comune, il processo di riflessione internazionale di misericordia è stato sviluppato dall'Associazione Internazionale per la misericordia, per coinvolgere la comunità globale della misericordia su questa sensibilizzazione sull'ecologia, alla luce del Vangelo e alla luce del nostro carisma. Ispirati dal tema dell'enciclica, il grido della terra, la grida dei poveri, questo che è stato presentato in modo così coraggioso dal Papa Francesco, i gruppi sulla misericordia in tutto il mondo, le suore, associati e laici, hanno voluto riflettere sulle loro esperienze in merito a questo tema attraverso un processo articolato in 4 fasi. L'appello del Papa Francesco era quello di sviluppare un'ecologia integrale e lo ha espresso in modo tale che noi ci siamo resi conto che una comprensione tradizionale del nostro carisma, della misericordia, ossia rispondere ai poveri, ai malati, agli analfabeti, voleva riconoscere il grido e la povertà di tutto il resto del mondo naturale. Le esigenze di giustizia sociale sono associate alle esigenze ambientali. Noi dobbiamo riconoscere che la creazione è il piano di Dio, dell'amore di Dio in ogni creatura che ha un suo valore e un suo significato. Qui siamo nella Laudato Si. E ogni creatura ha il suo scopo. Il Papa Francesco nella Laudato Si afferma che tutto è connesso. Una preoccupazione per l'ambiente, come egli afferma, deve essere associata ad l'amore sincero verso il prossimo e un impegno per risolvere i problemi della società. Questo appello è al cuore dell'invito che il Papa Francesco ci ha fatto per impegnarci ad una conversione ecologica e, come egli afferma, noi dobbiamo renderci conto che un approccio ecologico diventa un approccio sociale, deve integrare questioni di giustizia nel dibattito sull'ambiente per poter dare ascolto al grido della terra e al grido dei poveri. Ebbene, queste sono delle informazioni che noi sappiamo perché abbiamo letto la Laudato Si, ma è un qualcosa che ci colpisce perché dobbiamo assolutamente, quando sentiamo, quando ci rendiamo conto dell'impatto, ma anche delle esigenze di una giustizia sociale. Tutto è interconnesso. È così che ci siamo resi conto che questo processo aveva 2 parti. L'esperienza, vedere, un'analisi del contesto sociale, un'analisi critica, quindi giudicare, un collegamento con la tradizione, riflettere, e la quarta fase, visione per una nuova azione, quindi azione, agire. Noi abbiamo cercato di sviluppare questo processo a tutti i livelli. Abbiamo anche creato un piccolo libretto per guidare il lavoro, orientare il lavoro dei vari gruppi a livello internazionale, e con ogni processo siamo partiti da un'esperienza, da una storia, che è la prima fase. Abbiamo quindi invitato i partecipanti a condividere quelle che sono le preoccupazioni, le tematiche che caratterizzano le loro vite in merito al tema, il grido della terra e il grido dei poveri. La seconda fase del processo ha invece condotto i partecipanti ad una comprensione più approfondita e un'analisi più approfondita del contesto di queste tematiche, che viene definita fase 1, ossia riconoscere i motivi per i quali una determinata zona è inquinata e che richiede l'opera della società, dell'economia, un cambiamento di comportamento, diversi modi di capire la realtà. E come dice il Papa Francesco, è necessario individuare delle soluzioni globali che
tengano conto dell'interazione che esiste tra i sistemi naturali e quelli sociali. Nella fase 3, le questioni che nascono un po' dai gruppi e queste preoccupazioni sono parte di un dialogo di riflessione alla luce della Bibbia, alla luce della tradizione della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa, in modo particolare l'enciclica Laudato Si, oltre a tutta una serie di scritti che ci ispirano e che sono parte della traduzione delle Sorelle della Misericordia. A questo punto, quello che nasce come studio da tutto questo processo è necessario a questo punto redigere dei programmi e delle iniziative di promozione. E qui passiamo alla fase successiva, ma questa è una fase che naturalmente è una fase dinamica. Tutte le fasi rappresentano un processo dinamico, ciclico, integrato. E in tutte queste fasi la preghiera, il rito e la celebrazione fanno parte integrante delle attività e degli incontri del gruppo per ognuna delle fasi di questo processo. Ebbene, da questo nasce un apprezzamento del processo come strumento di trasformazione sul piano spirituale, teologico ed etico, alla luce dell'appello di risposta al grido della terra e il grido dei poveri. È un modo anche per poter lavorare nel corso di questo anno, in questo processo a quattro tappe. Il Papa Francesco ci dice che se l'ecologia umana è inscindibile dal concetto del bene comune ed è un principio centrale unificante dell'etica sociale, e quindi il processo di riflessione internazionale della misericordia ha fatto e continuerà a fare una grande differenza nella vita della Chiesa locale e della comunità, come richiesto dai responsabili della misericordia in questo processo. E il Papa Francesco ci dice che se l'umanità ha la possibilità di lavorare insieme nel costruire una casa comune, alla fine di questo processo i partecipanti dei 274 gruppi che si sono incontrati nei vari paesi del mondo hanno a questo punto prodotto due punti principali, che sono innanzitutto le persone sfollate, che possono essere profughi, richiedenti d'asilo per motivi di povertà, i senza tetto, tratta degli esseri umani, le persone con demenza oppure le persone oggetto di violenza sia domestica che sociale. E questo in tutto il mondo, attraverso il Pacifico, attraverso l'Australia, in tutti i continenti. Il secondo settore di questi gruppi, di cui hanno parlato di questi gruppi, che poi hanno prodotto una riflessione sul degrado dell'ambiente, dell'acqua, il fracking attraverso la prospezione petrolifera, l'inquinamento, rifiuti, la sostenibilità. E quindi i partecipanti, nel condividere l'esperienza a partire dalle loro congregazioni, istituti, comunità, parrocchie e gruppi apostolici, hanno riconosciuto che è indispensabile con grande urgenza individuare nuove forme per esercitare la misericordia nella cura del pianeta e soprattutto nell'apostolato tra le persone che gridano per giustizia e per aiuto. E potrebbe essere necessario raccogliere più risorse, e quindi io vorrei proporvi di prendere un momento di tempo e di considerare il sito mercyworld.org, oppure una sezione di questo sito dove si parla delle nostre iniziative, perché lì ci sono ben 14 ore di video e che sono state integrate per questo processo per i teologi, per gli esperti in tutto il mondo, con tutta una serie di oratori. Io vi invito ad accedere a questo sito per poter vedere quelle che sono le varie iniziative che sono state realizzate. L'impegno delle comunità confessionali in questo percorso di conversione ecologica hanno rappresentato una risposta valida all'appello attraverso un appello del Vangelo attraverso il Laudato Si. In questo appello l'ecologia integrale riflette l'azione dello Spirito
abilitando le persone di buona fede ad impegnarsi nel processo di fornire una risposta al grido urgente della terra e dei poveri. Il 6 luglio 2018, nel discorso che il Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla conferenza internazionale della Laudato Si, il terzo anniversario della Laudato Si, il sottotitolo era stato modificato dalla cura per la nostra casa comune a salvare la nostra casa comune e il futuro della vita sulla terra. E in questo suo intervento il Santo Padre ha detto: vi porgo il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza, per ascoltare i vostri cuori e soprattutto il grido disperato della terra e dei poveri. Cerchiamo aiuto e anche la nostra preoccupazione. Voi siete qui per testimoniare il bisogno urgente di rispondere alla chiamata dell'enciclica per un cambiamento, per una conversione ecologica. La vostra presenza qui oggi è un segno del vostro impegno per prendere misure concrete nel salvare il pianeta e la vita, ispirati dal principio dell'enciclica che tutto è connesso. Questo principio è alla base di un'ecologia integrale. Quindi l'Associazione Internazionale della Misericordia ha preso molto sul serio questo appello ed offre un processo di azione, di riflessione a livello globale e lo offre oggi a tutti coloro che vogliono utilizzare questa risorsa e che possano considerarla utile nel vostro cammino verso una conversione ecologica. È una risposta alla disperazione e alla sofferenza delle persone sfollate per aumentare la sensibilizzazione nei confronti del degrado del nostro ambiente. Tuttavia, nel corso di questo nostro cammino, nella nostra comunità ecclesiastica, condividiamo le sfide e ci appoggiamo mutuamente in questo momento. Noi, quando parliamo dell'ambiente, parliamo di quello che noi riteniamo essere un rapporto tra la natura e la società che vive nella natura. La natura non è un qualcosa di separato da noi stessi, un qualcosa che è lontano da noi. La natura invece è una parte integrante, costante della nostra vita. Le sorelle della misericordia hanno cercato di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri in un modo nuovo. Abbiamo cercato di rispondere guardando la misericordia con nuovi occhi e osare vivere la misericordia in un nuovo modo. Quindi la fase successiva di questo processo è quello di concentrarci sull'inclusione, sull'unicità del creato e sull'impegno verso un'espressione viva e vissuta e una compassione approfondita. Stiamo cercando ancora di trovare il modo migliore per poterlo fare e essere ispirati costantemente dalla Laudato Si. Cerchiamo di lavorare insieme, collaborare, aiutarci e fornire risorse per poterlo fare. Questa nuova fase è quella che noi abbiamo chiamato la presenza globale della misericordia. Voglio ringraziarvi per aver condiviso. Continuiamo a lavorare insieme e sono molto grata all'UISG, a Sister Sheila per questa iniziativa e spero che possiamo collaborare in futuro sotto questa nuova campagna di seminare speranza per il nostro pianeta. Grazie. Thank you, Sister Adele. Grazie, Suora Adele, per aver condiviso questo lavoro che è stato condotto e realizzato dalle Suore della Misericordia e per aver messo a disposizione le loro risorse, perché effettivamente spesso i partecipanti ci chiedono di avere una teologia, di avere delle basi teologiche più sostanziali per poter portare avanti questo lavoro nelle loro congregazioni. Quindi queste parole che hai appena espresso sono molto benvenute e soprattutto il contributo che offri alla Chiesa globale e anche alle chiese locali. E abbiamo visto con questo tuo sforzo in che modo questo processo possa costituire una differenza, possa fare la differenza. Il tuo entusiasmo in qualche modo ci aiuterà anche a poter condividere questo processo nelle loro comunità e soprattutto a prendere
iniziative. Quindi ancora una volta grazie, Suor Adael, per aver condiviso queste risorse nell'ambito della tua comunità. Che Dio ti benedica. Grazie. Now, I would like to take us to Sister... Adesso vorrei passare la parola a Suor Julia, sorella di Maria Ausiliatrice. Viene dalla Colombia, è una promotore, diciamo, nella sua congregazione di giustizia e pace, membro del comitato di coordinamento e anche del gruppo di promotori spagnoli della USG e della WISG. Vedete che è una persona che ha un grande cuore, tanto entusiasmo e molta creatività e la capacità soprattutto di collaborare con altri. Quindi, adesso la parola a Suor Julia, che condividerà la sua azione, l'azione che svolge nella sua comunità in tutto il mondo. Sono le salesiane che sono veramente molto impegnate. Grazie Suor Julia e grazie per essere qui con noi oggi. Questo meraviglioso webinar. Siamo lieti di condividere alcuni pennellate sull'impegno delle nostre sorelle per educare alla cura del creato alla luce dell'enciclica Laudato Si. Ringraziamo le organizzatrici di questo evento così importante e vi dedichiamo il PowerPoint che abbiamo registrato per voi. Buona visione. Grazie. Con gioia vi presentiamo tre esperienze. Iniziamo con quella di Calcutta, India. Soreste Rani, della provincia Maria Ausiliatrice a Calcutta, insieme alla comunità educante dell'Auxilium Convent School Dam Dam, anima l'educazione ambientale trasversalmente dentro il curriculum scolastico. L'abbiamo invitata a presentarci le esperienze che realizzano sotto il titolo Le meraviglie della Madre Terra. Le classi si sono proposte di realizzare una sensibilizzazione sul cambiamento climatico. Hanno organizzato dibattiti pubblici su questo tema con l'intervento di naturalisti e di ambientalisti che sono riusciti persino a promuovere patti climatici tra diversi organismi. I giovani e le giovani hanno presentato l'amore alla natura e la necessità di apprezzare le sue meraviglie alla luce di santi come Francesco d'Assisi, di educatori come Rabindranath Tagore. Le loro filosofie e i loro consigli sono stati ricapitolati in programmi per sensibilizzare la comunità educante sui danni causati dall'inquinamento sulla madre terra. Allo stesso modo, gli studenti hanno rivisitato la Bibbia e il Bhagavad Gita per trovare brani rilevanti che trattano della relazione dell'uomo con la natura. Così pure, essi hanno cercato discorsi di San Giovanni Paolo II e di Papa Francesco sulla cura della Madre Terra e, imparandoli a memoria, diffondono i loro messaggi. La scuola secondaria Holy Child Auxilium di Basan Bihar, Nuova Delhi, ha promosso una manifestazione per avvertire riguardo agli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale. L'uso improprio della carta e dell'elettricità e dell'energia è stato frenato.
Gli studenti sono diventati più consapevoli dell'incidenza della plastica sul pianeta. Essi partecipano alle unità di pulizia nella scuola e nel vicinato e si prendono cura dei bambini più svantaggiati. In questo modo acquisiscono una visione delle disuguaglianze esistenti nella società indiana e si formano alla solidarietà. Dall'Asia passiamo all'Europa. Presentiamo ora l'esperienza di Dublino, Irlanda. Nella città di Dublino, sede della provincia delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Irlanda, da vari anni funziona un gruppo di ecologia e di cosmologia, animato da Suor Teresa de Vin. Ecco il suo racconto. Noi svolgiamo un programma scolastico in cui offriamo corsi sulla cura del creato e in esso inseriamo giustizia e pace seguendo l'enciclica Laudato Si. Realizziamo 2 eventi annuali aperti al pubblico e riceviamo un'ottima risposta. Qualche tempo fa abbiamo invitato lo scienziato marino dottor Paul Connolly del Marine Institute di Galway, situato a ovest della nostra isola. Il dottor Paul ha fatto una presentazione molto interessante sulla plastica nei nostri oceani. Stiamo lavorando per eliminare la plastica nei nostri acquisti e incoraggiamo tutti quelli che sono in contatto con noi a fare lo stesso. Ci colleghiamo con altri gruppi del paese che sono attivi nella cura della creazione. Amici della Terra è uno di quei gruppi e così pure entriamo in rete con altri gruppi ecologici che condividono gli stessi obiettivi e con essi lavoriamo in modo soddisfacente. Ecco Congregazione è un altro gruppo molto attivo in tutte le chiese cristiane con cui lavoriamo in rete e condividiamo gli stessi obiettivi di giustizia, pace e integrità del creato. Dall'Europa viaggiamo ora verso il continente americano. Andiamo in California, negli Stati Uniti. Nell'area dell'integrità del creato abbiamo diverse esperienze, ci racconta Suor Carmen Botello, direttrice della Scuola Maria Ausiliatrice, elementare e superiore, a Corralitos, California. Insieme agli studenti ci occupiamo del giardinaggio biologico dentro e fuori del campus. Spargendo paciame per ridurre al minimo l'erosione, prevenire l'inquinamento idrico attraverso il deflusso e aumentare l'habitat naturale. Diversi insegnanti aiutano a gestire le attività del Life Lab, laboratorio della vita, per tutti i gradi, in modo tale che tutti gli studenti possano partecipare a diverse attività. Piantare alberi, coltivare organicamente frutta e verdura, raccogliere e utilizzare l'acqua piovana, riciclare,
comporre, riutilizzare i materiali invece di acquistarne altri. Gli studenti portano a casa le piante per condividerle con le loro famiglie. Insegnano ad esse l'importanza di ridurre il consumo di acqua, il riciclaggio e il compostaggio, le pulizie in spiaggia e la partecipazione a progetti di restauro. Come scuola che forma parte del programma Ocean Guardian, dobbiamo monitorare, raccogliere e classificare i dati per il nostro progetto. Quindi contiamo il numero di piante native che propaghiamo, il numero di galloni di acqua piovana che raccogliamo. I metri quadri di superficie che trituriamo, il numero di specie invasive che togliamo dagli habitat nativi e il numero di ore che gli studenti trascorrono nel lab life. Constatiamo con gioia che gli studenti stanno diventando più consapevoli delle scelte e delle decisioni che prendono per assumersi la cura della madre terra, nostra casa comune, con cui si sentono sempre benedetti. Grazie. Grazie per aver osservato un po' in questi tre contesti come le nostre sorelle si adoperano per poter educare a questa cura della casa comune. Ti ringraziamo per averci invitato a presentare queste esperienze e ci auguriamo di poter continuare lavorando perché le giovani generazioni abbiano sempre più cura del pianeta Terra, quel dono meraviglioso che Dio ci ha regalato. Grazie. Thank you, sister. Grazie a te, Suor Julia, per aver condiviso l'esperienza della tua comunità e in ognuno di questi tre paesi si possono vedere quelle che sono le differenze tra l'Asia, in India, in Europa, in Irlanda e negli Stati Uniti, in California, dove gli studenti insieme collaborano e cercano di fare una differenza. È stato molto bello vederlo, metterlo insieme in un unico progetto e far vedere soprattutto quello che è la vita, il lavoro che viene fatto nella tua comunità e anche questo legame che lega tutto il mondo. Quindi tutti avranno la possibilità di rivederlo e so che sul sito web ci sono altri documenti che dimostrano proprio come è possibile fare una serie di iniziative che sono quelle che hai presentato. Quindi ancora una volta grazie per aver condiviso dal cuore e proprio dall'esperienza diretta il lavoro che viene svolto dalla tua comunità dove vivi. Grazie. Che Dio ti benedica. Grazie a te, a voi. Now I would like to... Adesso vorrei passare la parola a Thomas Insua, che è il direttore esecutivo, nonché il cofondatore del Movimento Globale per il Cambiamento Climatico, Movimento Cattolico, che questo è invece un coinvolgimento per aiutare la Chiesa Cattolica a poter tradurre la Laudato Si in un'azione concreta. Potrà con noi offrirci non solo un aggiornamento importante, ma anche quello che è stato fatto. Thomas ha cercato di collaborare, aiutare la Chiesa Cattolica a convertire la Laudato Si in un'azione coraggiosa
per promuovere la giustizia sul cambiamento climatico, quindi potrà condividere con noi questi aggiornamenti. È presidente di questo movimento cattolico globale sul clima. Grazie Sheila, vorrei condividere una prima schermata. Buongiorno, buon pomeriggio, non so a seconda di dove vi trovate. Vi ringrazio per questa opportunità che mi offrite per poter condividere alcuni aggiornamenti su quello che noi facciamo, questo nostro movimento cattolico globale sul clima. Come ha detto Sheila, l'obiettivo principale è quello di servire la comunità cattolica, la Chiesa in tutto il mondo per attuare quelli che sono le istruzioni della Laudato Si, le indicazioni dell'enciclica. Noi siamo una rete globale, abbiamo circa 900 congregazioni, la più parte sono suore. Spero che anche voi siate membri del nostro movimento globale cattolico sul clima, questo GCCM, perché naturalmente la Chiesa deve unirsi, deve lavorare insieme per poter agire alla luce della crisi climatica che stiamo vivendo. Suor Sheila mi ha chiesto di poter condividere con voi alcuni aggiornamenti, probabilmente quelle che sono le iniziative più recenti, che può in qualche modo stimolare nuove idee anche di quello che voi potrete realizzare nelle rispettive comunità. Ecco, proprio per questo, in primo luogo, per condividere quello che è il programma degli animatori della Laudato Si, vi spiego, è un programma, questo programma degli animatori della Laudato Si, distribuito in diversi paesi. Abbiamo tante sorelle, abbiamo tanti animatori, abbiamo anche laici che collaborano con noi, studenti, giovani, gruppi giovanili, tutta una serie di persone che cercano in qualche modo di attuare il messaggio della Laudato Si nei loro paesi, nelle relative. Questa è una foto che rappresenta delle suore nelle Filippine, adesso non ricordo di quale congregazione sono, cercano di guidare e orientare la loro comunità per attuare programmi ispirati da Laudato Si. L'obiettivo è quello di poter imparare mutuamente, reciprocamente, e che possano così ispirare altri responsabili ecclesiastici su iniziative. E questo riguarda appunto il lavoro che viene svolto dagli animatori della Laudato Si in altre comunità. L'incontro viene fatto una volta ogni 6 mesi. Ne abbiamo appena concluso uno e il prossimo sarà a luglio, quindi vi invito a iscrivervi come animatori se per caso pensate che possa essere un qualcosa che vi interessa. È un processo di formazione molto semplice, ci sono 4 webinar molto mirati all'azione concreta, quindi vi incoraggio a iscrivervi. Poi abbiamo un altro aggiornamento che volevamo condividere, la campagna di Quaresima. Siamo quasi alla fine della Quaresima, perché la Santa Pasqua è alle porte, ma questo semplicemente perché quest'anno abbiamo voluto in qualche modo contribuire al sinodo sull'Amazzonia. Voi sapete che il Papa Francesco ha convocato un sinodo sull'Amazzonia, quindi nel corso di questo anno svilupperemo una serie di iniziative legate alla realtà in Amazzonia. Quindi in questo periodo di Quaresima noi abbiamo cercato di promuovere e quindi anche ridurre il consumo della carne, perché la carne è un qualcosa che diciamo è il costo, è quello che incide di più sulla deforestazione, cioè sul disboschimento di questa superficie, per una percentuale pari all'80% a causa del consumo di carne, e quindi rappresenta un problema, il consumo di carne e di carne bovina in primo luogo. Ma non solo, il consumo di carne bovina è anche a sua volta fonte di emissioni dei gas serra, perché contribuisce in modo consistente non soltanto al taglio degli alberi nella foresta amazzonica, ma al tempo stesso
produce anche molto metano, produce molti gas serra, quindi CO2, molto più di tante altre cause. Quindi non solo il problema del disboschimento e della deforestazione, ma anche perché produce in modo diretto emissioni di appunto CO2. E quindi è importante assolutamente sensibilizzare tutti. E siccome siamo in Quaresima, e la Quaresima parla di digiuno e astinenza, quindi questo digiuno e astinenza implica non mangiare carne rossa durante il periodo della Quaresima. E poi questo è un progetto che si avvierà a breve, quindi a fine aprile, ancora una volta sempre su quello che sono la piantare nuovi alberi nell'Amazzonia. E questo viene fatto nella Giornata Mondiale della Terra, nelle vostre comunità. E le piccole comunità, le piccole congregazioni hanno sempre un piccolo spazio verde. Ebbene, in questi vostri spazi verdi piantate un nuovo albero, una nuova piccola pianta. E noi sappiamo che questo è molto importante per affrontare la crisi del clima. Noi abbiamo bisogno di tanti alberi. Certo che non possiamo risolverlo, non è solo questa la soluzione, ma è un elemento che può contribuire. Cerchiamo di piantare più alberi possibili. Quindi nella Giornata Mondiale della Terra, che si celebra poco dopo la Santa Pasqua, quindi è la domenica successiva alla domenica di Pasqua, noi in questa giornata, in questa domenica che dedichiamo al pianeta, possiamo piantare degli alberi. Basta andare sul sito, il sito è catholicclimatemovement.global, oppure basta mettere Catholic Climate Movement e esce in automatico il link alla pagina. Ci sono delle risorse, ci sono delle eventi, ci sono per esempio non soltanto piantare piante o alberi, ci sono un'altra serie di manifestazioni che svolgeranno quella giornata. E poi durante questa Giornata Mondiale per la Terra avremo anche una serie di iniziative legate all'Accordo di Parigi. Come si può notare in questo grafico, ecco, guardate, questo è l'andamento delle emissioni che portano ad un aumento delle temperature. Noi inevitabilmente sappiamo che la temperatura del pianeta rischia di arrivare a ben più 5 gradi centigradi se continuiamo a vivere come stiamo vivendo oggi. E quindi l'accordo di Parigi, l'accordo del COP, chiede invece di diminuire di 2 gradi centigradi, quindi arrivare a 3 gradi centigradi, ma l'obiettivo reale è di cercare di arrivare a 1,5 gradi centigradi di aumento nel prossimo secolo. Questo dimostra proprio il divario tra quello che sta succedendo oggi, dove ci troviamo oggi, che è la riga quella più scura, quella marrone, e quella verde, che è un obiettivo intermedio, ma quello che è l'obiettivo ideale è indicato dalla linea blu, celeste, la più bassa. È un obiettivo molto ambizioso, mi rendo conto, cercare di arrivare a questo aumento della temperatura non superiore a 1,5%. In modo migliore, naturalmente non dimentichiamoci quelli che sono le manifestazioni. Circa un mese fa, il 15 marzo, c'è stata una mobilizzazione a livello internazionale. Avete visto quel video che forse avete visto? Conoscete questa ragazza? Questa ragazza si chiama Greta Thunberg, è una ragazza di 15 anni, una ragazza di liceo svedese, che ha cominciato questo movimento straordinario di quello che si chiama lo sciopero scolastico, ossia gli studenti protestano contro le politiche governative, le politiche pubbliche, e organizzano ogni venerdì una manifestazione per protestare sull'assenza o la poca attenzione che rivolgono i politici, ma non solo i politici, tutta la generazione, una generazione che tocca sia i governi, le associazioni, le società, le industrie,
anche le congregazioni e le comunità confessionali che assolutamente non tengono conto della realtà delle nuove generazioni. Quindi ogni due mesi ci sarà una mobilizzazione a livello internazionale con delle forme di manifestazioni in tutto il mondo. All'ultima hanno partecipato quasi 1,5 milioni di studenti che sono riversati sulle strade. È stata la più grande manifestazione mai avuta sul cambiamento climatico. Quindi 1,5 milioni di studenti nelle strade. E noi anche GCCM abbiamo cercato di incoraggiare anche i leader a condividere e a partecipare per dimostrare che la Chiesa è al loro fianco, è al fianco delle generazioni più giovani. E questo, devo dire, si è dimostrato essere uno strumento molto efficace e molto potente. E si sono mano a mano andati aggiungendo varie realtà, anche confessionali. E la prossima riunione, la prossima mobilizzazione, la prossima manifestazione è indetta per il 24 maggio. Quindi il 24 maggio uniamoci anche noi a questa prossima manifestazione a favore del clima. E quello che per caso il 24 maggio è anche l'anniversario, il quarto anniversario della Laudato Si. Quindi è una felice coincidenza che il 24 maggio sia proprio una giornata di ricorrenza. Quindi ci saranno gli studenti che manifesteranno e che ricorderanno anche la Laudato Si, che è un'ottima opportunità per noi cattolici, ispirati dal messaggio della Laudato Si, di unirci a questa manifestazione di protesta. Potremo poi condividere altre risorse nel corso delle proprie settimane. Il nostro GCCM ha un ramo giovanile, Youth GCM, quindi giovani, che partecipano a queste manifestazioni. E io penso che sarebbe molto bello se anche le suore, le religiose, si unissero a questo tipo di manifestazione con gli studenti, perché chiedono una partecipazione, un impegno intergenerazionale a tutela del clima. Poi abbiamo anche il problema dei combustibili fossili. Probabilmente avete già sentito quando Suor Sheila ne ha parlato in passato. Noi sappiamo che qui c'è una campagna che è stata lanciata per invitare le istituzioni cattoliche a essere coerenti e a non consumare combustibili fossili. E quindi tutti gli investimenti devono essere degli investimenti eticamente responsabili e non investire quindi offrendo un contributo a quell'industria che consuma e che usa combustibili fossili che poi vanno a danneggiare e a distruggere il nostro pianeta. Quindi questa campagna è una campagna che vuole promuovere una sensibilizzazione a disinvestire in quelle aziende che invece sviluppano e utilizzano combustibili fossili. Ci sono circa 120 organizzazioni che hanno disinvestito dai combustibili fossili, tante sono religiose, ma ci sono anche le diocesi, ci sono altre organizzazioni che hanno seguito lo stesso esempio. E poi c'è stato un annuncio comune. Il prossimo annuncio comune verrà fatto il 10 settembre. Ci sarà una conferenza in Sudafrica e l'idea è quella di poter raggruppare il maggior numero possibile di congregazioni cattoliche che vogliono prendere una posizione chiara nei confronti del contrasto al consumo di combustibili fossili. Ecco, ci sono
molte più iniziative che sono presenti nel nostro sito web e naturalmente per tutti coloro che sono membri di Giustizia e Pace e Integrità del Creato, chiedere a tutti coloro che si occupano della parte finanziaria, della gestione finanziaria delle vostre congregazioni, di essere consapevoli e di investire sempre in quelle che sono diciamo delle società eticamente responsabili e socialmente responsabili. E con questo, per concludere, come vi ho detto, se per caso la vostra congregazione non è ancora iscritta al GCCM, ebbene io vi invito caldamente a iscrivervi. Qui avete la mail di Marisa, la mia collega, che si occupa proprio del lavoro con quelle che sono le organizzazioni associate. Vi invito ad associarvi, continueremo a collaborare ed è un grande piacere di poter collaborare con voi della WISG. E anche perché la Chiesa deve unire le forze su questa sfida molto urgente di mettere in pratica la Laudato Si, e certamente le suore hanno già un ruolo di primo piano, perché tutte le suore sono sicuramente all'avanguardia. Purtroppo le diocesi, le parrocchie forse sono un pochino indietro, e quindi voi potete sicuramente essere le capofila per sensibilizzare tutte le istanze ecclesiastiche. E vi ringrazio molto per il vostro tempo e spero di poter continuare a collaborare insieme in futuro. Grazie, Suor Sheila. Grazie per condividere in modo così entusiasta il lavoro che svolge il GCCM, la collaborazione con la WISG, con la JPIC e anche il cambiamento climatico. Questo sicuramente ci aiuta molto e soprattutto ci apre la strada per il futuro. Il lavoro che stiamo svolgendo è molto importante e sono sicuro che le nostre strade si incroceranno in futuro. Thomas è un po' il fondatore, ha grande entusiasmo, vedete che le attività non sono poche, ci sono ormai collegamenti a tutti i livelli della Chiesa e anche il suo modo, diciamo, di collaborare con generosità e soprattutto consentire alla nostra voce di farsi sentire in tutto il mondo, quindi apprezziamo molto il suo contributo. Adesso abbiamo la possibilità, dopo aver sentito tutte queste meravigliose esperienze, di seminare la speranza per il pianeta, dove potete, tante sono le possibilità di collaborare, quello che viene fatto dalle salesiane, il loro impegno in India, in California, in Irlanda. E poi tutto un contesto per capire in che modo le nostre congregazioni sono riuscite a creare dei programmi che coinvolgano tutte le suore e tutte le collaboratrici per poter continuare a crescere e a operare in questo modo. A questo punto vorrei dare a voi la possibilità di fare domande o fare commenti. And Sister Florence will find out who's raising their. Sarà sua Florence che capirà chi vuole prendere la parola. Please give your name in the. Gentilmente, se potete presentarvi quando prendete la parola, a dire quale comunità rappresentate, come vi chiamate.
Bello, sì. Qui questo, ma non so come. Questo sì. Conversa. Posso parlare? Sì, mi sentite? Sì, bene. Volevo dire che non mi ero resa conto, purtroppo, del legame tra l'industria, diciamo, e quello che succede all'ambiente, pensando anche a quello che ci ha appena detto il movimento cattolico, il movimento globale cattolico sul clima e anche questo invito, diciamo, in Quaresima a rinunciare alla carne. Per me è stato facile farlo, ma non avevo idea che questo, che le implicazioni che ha il consumo della carne sull'ambiente, sul clima. E quindi credo che sia importante condividere altri video e altre risorse su questo aspetto per sensibilizzare le persone. Devo dire che è evidente, è chiaro, che dobbiamo assolutamente già modificare la nostra dieta. Questo farebbe già la differenza. Quindi ringrazio molto per averci condiviso questa informazione. Noi faremo lo stesso. Grazie. Grazie per avercelo detto, per averci detto che in fondo anche una piccola iniziativa può fare la differenza, soprattutto se lo facciamo in tanti, l'impatto è certamente notevole. Maybe, oh, Sister Christine has her hand raised. Suor Christine vuole parlare? Buongiorno, prego. Sì, sentiamo bene. Anch'io vorrei celebrare questa giornata mondiale della Terra. È stato adesso abbiamo, dopo la Pasqua abbiamo la giornata mondiale, però ho qualche dubbio sulla data. Non so se la data cambia nei continenti, però a noi dicono 22 aprile, altri dicono il 29 aprile. Qual è la data giusta? Perché magari ho... la data corretta è il 22 aprile. Ma noi abbiamo pensato di rimandarlo al 29 perché 22 è sinceramente il lunedì di Pasqua. È il lunedì di Pasqua, quindi ritengono che non si possa celebrare al meglio. Quindi certamente la data rimane quella del 22 perché abbiamo una plenaria e volevamo comunque tenerne conto, però lo si può celebrare sia il 22 che il 29. Dobbiamo anche rispettare il ciclo liturgico. Thomas, non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché anche il movimento globale ha scelto il 29 invece del 22. Un attimo che non sentiamo Thomas. Perfetto. Non... Sì, è soltanto una scelta pratica, perché la giornata mondiale del pianeta è il 22 aprile, ma essendo il lunedì di Pasqua, molti ritenevano che non fosse la giornata migliore per organizzare delle attività nella comunità, nella parrocchia, ma come dicevo, c'è grande libertà. Diciamo che tutta la settimana dopo Pasqua qualsiasi giorno è valido. Molti preferiscono la domenica dopo Pasqua perché probabilmente è una giornata più facile, perché consente anche alle parrocchie di organizzarsi meglio, ma qualsiasi momento è valido, va bene. Grazie. Mm-hmm.
I think we have another speaker. Sister Karen. Volevo soltanto dire a tutti coloro che si trovano a Roma che quella giovane ragazza, Greta, sarà a Roma il 19 aprile perché parlerà da Piazza del Popolo, quindi farà un suo intervento a Piazza del Popolo. Grazie per aver dato questo ulteriore dato di informazione, molto utile. Ci sono altre domande? Chi vuole fare altre domande o commenti? Christine, Sor Christine. Bene, grazie, eccomi qui. Semplicemente quello che volevo dire riguarda il lavoro nei, diciamo, che viene svolto dai capitoli generali delle diverse congregazioni. La sensazione è che il lavoro che è sempre più frammentato, perché il capitolo ha di solito un mandato per il superiore generale e il consiglio. Questo mandato può essere riguardare l'interculturalità, l'ecologia, il razzismo, giustizia e pace, può toccare diverse tematiche. E una delle mie difficoltà nel moderare questi capitoli generali è quello di capire come è possibile collegare tutte queste iniziative, perché talvolta nasce da un'esigenza della comunità locale che viene poi diciamo inviata al capitolo generale, ma il capitolo generale non sempre riesce a interagire in modo tale da poter rivitalizzare le comunità locali. Mi chiedo, qualcuno ha riflettuto su questo tipo di situazione? Ci sono dei capitoli che stanno diventando veramente dei capitoli incentrati sull'ecologia, sulla Laudato Si? Eh sì, certo, essendo una moderatrice certamente conosci meglio di chiunque altro la situazione nelle congregazioni. Io penso che quello che diceva Suora Adele è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che è necessario fare a livello delle congregazioni, un maggior coordinamento. Mi sentite? Sì? Cristina, alla luce della mia esperienza con il movimento sulla misericordia, quello che sinceramente è stato molto utile è che alla fine di questo processo che abbiamo sviluppato nel 2016, il gruppo internazionale sulla misericordia è un'associazione internazionale, non abbiamo una gerarchia. La nostra organizzazione ha potuto interagire con tanti gruppi dalla base e ci siamo resi conto che le parrocchie devono necessariamente considerare la parte ecologica dell'ecologia ambientale nello stesso modo in cui si occupa anche dei poveri e degli ultimi. Perché alla fine nella nostra conversazione siamo riusciti a far passare questo messaggio, una nuova visione, ossia la cura del pianeta va di pari passo con la cura dei poveri e l'attenzione dei poveri. Qui in Australia inizialmente la visione, che è poi nata dal nostro capitolo che abbiamo celebrato solo un anno fa, abbiamo in qualche modo voluto anche noi raccogliere questo grido dei poveri. Quindi quello che è stato molto bello per noi, anche per le nostre consorelle,
quando voi svolgete il vostro apostolato, il vostro ministero, nella vostro carisma, cercate di prendere sul serio questa chiamata e questa nuova visione, perché diventa centrale al vostro modo di lavorare. È stato un lavoro e un viaggio, un cammino lento, paziente, ma anche molto positivo. Io credo che anche questo cammino dovrà essere portato avanti. Ora, prima di concludere, vorrei dire che le nostre consorelle nel Regno Unito hanno, tra l'altro, ci hanno offerto una sfida straordinaria. Noi abbiamo adesso denominato un gruppo di persone, le sfollate, che possono essere private, pubbliche, povere o meno povere, che vivono questa dimensione in più. E questo gruppo di persone hanno sinceramente contribuito alla ricerca come frutto di questo processo di cui vi ho parlato. Ed è stata una sfida anche per noi, Movimento Internazionale della Misericordia, di guardare alla povertà e al grido della povertà e al grido del pianeta sotto nuovi occhi, nuova prospettiva. Bisogna assolutamente continuare ad andare avanti. E beh, mi sembra che certamente l'esempio che hai condiviso è un modo anche concreto per le persone. Abbiamo tempo per un ulteriore commento, ancora un commento. Sister Julia, please. Suor Julia. A Suor Vicky. Un attimo, non si sente. No. Okay. No. No, 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 no. We will hear Sister Vicky though this afternoon, no. But you can't hear. Sentiremo Suor Vicky nel pomeriggio, ma adesso non riusciamo a sentirla. Lei non ha il microfono acceso, Suor Vicky, purtroppo. Ci dispiace che non riesce a comunicare con noi. Quello che abbiamo cercato di fare è quello di poter proprio offrire una possibilità alle persone di fare domande o fare commenti, perché ci siamo resi conto negli altri webinar che soltanto alla fine delle presentazioni davamo spazio a domande e commenti. Invece l'idea era quella di consentire a voi come partecipanti di poter condividere commenti o domande. Quindi adesso consentitemi di in qualche modo toccare ancora qualche elemento per ricordarvi un pochino quello che è il futuro di questa campagna, Seminare Speranza per il Pianeta. Vi invito ad accedere al sito web, troverete tante informazioni molto utili, non soltanto coloro che hanno fatto una presentazione oggi, ma c'è veramente tutto un mondo con tante informazioni. E vorrei ancora una volta sottolineare l'importanza di quel sondaggio che vi è stato inviato, e se magari possiamo farlo vedere. Noi abbiamo avuto circa una trentina di risposte di questo sondaggio che abbiamo inviato, e quindi noi vi invitiamo sinceramente a rispondere e a condividere, perché noi avremo una riunione plenaria della WISG, quindi quella sarà un'occasione importante per noi per condividere queste informazioni. Quindi anche in questo caso la campagna Seminare Speranza per il Pianeta, stiamo cercando di individuare una persona di riferimento in ogni settore, una persona che sarà poi responsabile per condividere le informazioni, ed è molto importante. Qui abbiamo una pagina
che vorremmo farvi vedere e dove si può illustrare esattamente quello che ogni congregazione ha fatto. Per esempio, è un mercato in Perù e non usavano borse di plastica e loro hanno potuto così far vedere ad altri, hanno creato delle altre borse da usare al mercato e su queste borse c'era scritto non più plastica. Quindi solo per ricordarvi anche di rispondere a questa campagna e vogliamo poterla concludere, la vogliamo concludere il 23 di aprile. Vi invito quindi ancora una volta a partecipare a questo nostro sondaggio. Avete un link in 5 lingue, il vostro contributo è per noi molto importante. Vorrei anche ricordarvi la giornata internazionale del pianeta, anche in questo, su questo tema ci sono tante attività, tante informazioni, la giornata è ufficialmente il 22 aprile e poi anche il movimento globale, movimento cattolico globale, diciamo, sul clima. E il vostro contributo ci aiuta anche un po' a redigere quella che sarà la dichiarazione presentata alla sessione plenaria il 7 maggio dei superiori generali. Esamineranno il programma e consentirà loro di formulare una dichiarazione che sarà poi quello che è l'orientamento per l'anno prossimo. Se avete domande, commenti, notizie che volete condividere con noi, non esitate, contattateci al nostro sito web info hopeforplanet.org. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione a questo webinar e vi ringrazio molto anche per il vostro contributo, il vostro impegno. Vorrei anche tante preghiere per questa settimana santa e per la Santa Pasqua. Che Dio vi benedica e ancora una volta grazie.